Pronti. Sì, buongiorno segretario, procediamo con l'appello. Buongiorno, seduta della sesta commissione consigliare del Comune di Palermo, numero 1014 del 26 novembre 2021. Anello, sente, Canto, sente, Gerarda, Presente, buongiorno. presente. Sperpinato Presente. presente, Zacco presente, due consiglieri su cinque presenti. Andiamo Portavano il avanti. numero legale, dichiaro aperta la seduta. Buongiorno, intanto prima di procedere ci sono comunicazioni da parte della segreteria? Prego, Sì, segretario. le comunicazioni sono che abbiamo due verbali da approvare, giorno 9. Giorno 18, sono le due sedute esterne che abbiamo fatto, Sì. e poi abbiamo quattro delibere urgenti di cui chiedo parere urgente, che sono: modifica al regolamento di applicazione della tassa dei rifiuti tari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 254 del 26/9/2014. Così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 145 del 25/9/2020, azione correttiva propedeutica al piano di riequilibrio dell'ente. Seconda delibera, riattivazione esecutività del regolamento anti-evasione, deliberazione Consiglio Comunale 189/2020, sospeso fino al termine della pandemia, con delibera di Consiglio Comunale numero 24 del 21/4/2021, azione correttiva propedeutica al piano di riequilibrio dell'ente. Modifica ed integrazione al regolamento per la rateizzazione degli avvisi e Buongiorno. di accertamento dei tributi comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale 857 del 7/12/2017, già modificato con delibera di Consiglio Comunale numero 147 del 29 settembre 2020. Azione correttiva propedeutica al piano di riequilibrio dell'ente. Integrazione, regolamento Allora, segretario, io le chiedo un delle attimino di interrompere. Vedo il vicepresidente Anello. Buongiorno, vicepresidente. Buongiorno. Le passo la presidenza. Prima di cominciare, avevo chiesto, dopo aver fatto l'appello, avevo chiesto al segretario se vi erano comunicazioni. Il segretario ci ha detto che sono arrivate quattro, ci ha comunicato che sono arrivate quattro delibere con parere di urgenza. Stava leggendo solo il titolo, dopodiché sull'ordine dei lavori ancora non ho dato la parola per le eventuali comunicazioni da parte dei consiglieri. Grazie. Grazie, consigliere Scarpinato. Le quattro delibere, ascoltiamole. Le E poi ripeto di passiamo alle nuovo comunicazioni. Sì, perché sì, sì, grazie. grazie. Allora, la prima, modifica al regolamento di applicazione della tassa dei rifiuti tari, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 254 del 26/9/2014, così come modificato con deliberazione di Consiglio Comunale numero 145 del 25/9/2020, azione correttiva propedeutica al piano di riequilibrio dell'ente. Riattivazione esecutività del regolamento anti-evasione, deliberazione Consiglio Comunale numero 189 del 2000, sospeso fino al termine della pandemia, con delibera di Consiglio Comunale numero 24 del 21/4/2021, azione correttiva propedeutica al piano di riequilibrio dell'ente. Modifica di integrazione al regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 857 del 7/12/2017, già modificato con delibera di Consiglio Comunale numero 147 del 29/9/2020, azione correttiva propedeutica al piano di riequilibrio dell'ente. Integrazione al regolamento delle entrate, approvato con delibera Consiglio Comunale numero 309 del 24/7/2008, mediante la previsione della cartolarizzazione dei crediti tributari ex articolo 76 legge 342 del 2000, azione correttiva propedeutica al piano di riequilibrio dell'ente. Queste sono le quattro delibere. Sì, perfetto, sono tutte con parere d'urgenza. Sì. E allora io direi intanto, se i consiglieri sono d'accordo, di...
di mettere le delibere in trattazione quando saremo tutti presenti, quindi invito il segretario, lunedì cosa c'è, segretario? Lunedì abbiamo una seduta esterna con l'assessore Marino, la dottoressa Mandalà e Federalberghi. Ho già mandato una nota alla Mandalà perché sono Esterna dove, dottore Palazzo? Dove sarà? sala giunta, sala Rospagnolo occupata, sala giunta. Ho già mandato una nota di integrazione sia alla dottoressa Mandalà che all'assessore Marino, che tratteremo anche queste delibere. Perfetto, diventa importante, siccome sono tutte e quattro delibere che mi sembrano di materia finanziaria e quindi legate possibilmente agli uffici competenti, quelli del settore tributi, io direi l'assessore Maria non ha la competenza sui tributi. Vabbè, ma noi l'abbiamo invitato per altri motivi, l'assessore Marino. No, però mi faccio niente, dai. Però è formalmente l'assessore al bilancio. Di conseguenza, l'assessore Marino è preposto a poter, diciamo, rispondere politicamente a tutte e quattro le delibere. Per quanto riguarda gli uffici, a questo punto, visto e considerato che possiamo anche trattare questo argomento subito, un minuto dopo aver ascoltato Federalberghi, io convocherei gli uffici pure in sala giunta lunedì, così vediamo di affrontare le delibere se voi siete d'accordo, consigliere. Allora, intanto Perché secondo me, visto che c'è il parere d'urgenza, visto e considerato che ascoltare gli uffici è importante per tutta la commissione, direi che è una cosa che riusciamo a chiuderla in 3 giorni. allora, intanto quanto delibere sono, segretario? sono quattro, anche se ne Quando sono dovrebbe pervenuto? Perché noi abbiamo 5 giorni. un giorno fa o 2 giorni fa. No, l'importante è che dobbiamo Sì, un organizzarci, attimo, perché glielo poi in dico, vado a scadenza guardare la 5 giorni devi posta. E dare la delibera. allora, il 24, Il 24 ne abbiamo oggi. 26. Abbiamo soltanto lunedì, teoricamente, Lunedì. martedì. Allora, io invito il Presidente intanto a leggerla, così quando poi arriveranno gli 24. cominciamo con quella più corposa. Sì, Quando arriveranno gli uffici chiudiamo già abbiamo un'idea. Poi, dopo aver avuto l'idea e anche gli approfondimenti con gli uffici, ci possiamo pure determinare per il parere, che è importante. Le altre quali sono? Abbiamo detto questa è la TARI e poi ho Sono tutte sentito relative, una sul riequilibrio, che è un no, pochino. sono tutti che rientrano nel piano di riequilibrio. Uno è sulla Tari, poi l'altra è sul regolamento e Va antievasione, bene, poi. poi il regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi Va comunali e bene, poi il regolamento delle entrate mediante la previsione della cartolarizzazione dei va bene. crediti Quindi è tributari. sempre lo stesso ufficio, giusto? E per questo, diciamo, E quindi è proprio possiamo, però noi delle... dobbiamo cominciare comunque ad. Sì, voglio fare un esempio pratico. Io non so se sarò nelle condizioni di poter votare o di voler votare il regolamento antievasione, contrariamente a quello che può essere invece la delibera sulla cartolarizzazione, perché nello specifico per quell'argomento potrei essere d'accordo. Allora, siccome sono tutte e quattro delibere che attengono al piano di riequilibrio, ascoltiamo gli uffici, ascoltiamoli tutti, diciamo, perché sicuramente l'assessore con gli uffici hanno messo non soltanto in piedi una delibera, hanno messo una serie di delibere per poter portare avanti questo piano di riequilibrio. Diventa importante capire quanto incide la delibera antievasione, quanto incide la delibera alla cartolarizzazione, quanto incide l'aumento della TARI, e abbiamo un quadro chiaro. Per questa ragione dico, ascoltiamo gli uffici lunedì, perché leggerla sì è importante, però io sono dell'avviso che in questo fine settimana, per esempio, io mi dedicherò alla lettura di queste delibere nello specifico per poter poi lunedì affrontare con gli uffici gli eventuali dubbi. Leggere tutte e quattro le delibere qui e stare senza gli uffici forse è meglio, diciamo, iniziare, però sappiamo bene che poi proseguiremo ognuno per le proprie e con le proprie Quattro possibilità. delibere da leggere diventa veramente, diciamo, il tempo sarebbe troppo lungo da impiegare, e concordo con questo. Fine settimana ci dedicheremo a questo, lunedì abbiamo pure gli Diventa uffici. importantissimo invece chiamare immediatamente gli uffici e In teoria convocarli in sala stamattina li giunta. dovevamo.
se ci fosse stata un'intenta programmazione. Oggi potrà utilizzare gli uffici già, tempi. Gli uffici sono stati convocati per lunedì, perché la mandala viene lunedì. Ottimo. Raffaella, dobbiamo dire che già fa. Sì, già fa. Abbiamo fatto l'integrazione. Abbiamo convocato lunedì però per parlare di Federal Bank. Dobbiamo mandare l'email di integrazione dicendo sono arrivate queste delibere. Avrei ascoltato il parere di urgenza e quindi abbiamo necessità di ascoltare forse ancora prima di Federal Bank gli uffici per le delibere. Anche se mi ricordo che già una volta la mandala sul regolamento antievasione l'avevamo sentita, giusto? Come ricorderete. Sì, c'era stato sospeso. Sì, ma il regolamento non è quello. Però c'è un problema di entrata in vigore, c'è un problema di regolamento antievasione. Sì, il regolamento antievasione noi l'avevamo sospeso per il Covid e per avevamo detto lo leghiamo alla fine del periodo di emergenza. Allora, siccome il periodo di emergenza non è finito, io direi evitiamo di affrontare l'argomento del regolamento antievasione fino a quando non finirà. Hai detto tu, il regolamento antievasione diventa centrale per quanto riguarda il piano di riequilibrio. Ne sono convinto. Ma centrale di più di centrale, proprio il nucleolo, avrebbe detto il consigliere Starcinato. Perfetto, allora io direi, fra l'altro è importante secondo me che la commissione sia possibilmente presente all'unanimità per potersi esprimere su queste delibere importanti da dover votare. Io direi, facciamo le comunicazioni, iniziamo con la lettura possibilmente della prima delibera. Ci sono due verbali pure da approvare. Ci sono pure due verbali da approvare, quindi direi, quello di oggi. Direi che ci siamo per poter procedere con i lavori. Benissimo, ci sono comunicazioni. Sì, mezza comunicazione io la facciamo gruppo gelato. Dottor Palazzolo, mi scusi, possiamo procedere all'invito del dottore Monti? No, io mi sono fermato perché non si sono ascoltati gli uffici. Così gli uffici abbiamo capito che abbiamo difficoltà ad ascoltarli perché li invitiamo e non vengono. A questo punto vediamo cosa ci dice lui e poi magari se ci riusciamo perché... Ma, mi permetto, gli uffici non vengono... Noi avevamo detto che Di Gangi... Di Gangi e Pedicone dovevano... Uno dei due doveva essere presente. Fermo restando che il dottore Di Gangi aveva le giuste motivazioni perché siamo stati in aula per giorni e ha delegato il dottore Pericone non è venuto. E non ci ha fatto sapere neanche perché. Io direi, contestualmente, reiteriamo l'invito al dottore Di Gangi, il capoarea è lui, sì. A lui che è come capoarea, per conoscenza lo mettiamo al segretario generale, visto e considerato che il segretario generale sovrintende. Reiteriamo l'invito in maniera, diciamo, perentoria e vediamo di calendarizzare l'invito martedì o mercoledì. Nel frattempo possiamo... Contestualmente vediamo la disponibilità del presidente Monti per magari venerdì e la prossima settimana. Ma il presidente Monti, dico alla fine, permettetemi, dico con tutto quello che c'è da fare, ma ci darà lui un'indicazione e noi saremo credo ben lieti di accettarla, nel senso che sì, diciamo, chiediamo la disponibilità del direttore del presidente Monti a far data da venerdì prossimo, così abbiamo la certezza che quantomeno da qui a venerdì prossimo magari si chiami Di Gangi, si chiami Pedicone, si chiami Corsa non mi ricordo. L'avvocato Canto ha fatto l'elenco che è la sesta volta che noi invitiamo il dottore Di Gangi che non viene e non manda nessun sostituto. Quindi non c'è sei senza sette. Vediamo quello che succede. Abbiamo la consapevolezza e la certezza che poi alla lunga diciamo le cose vengono sempre e si mettono al posto giusto. Ma abbiamo visto, viene sempre fuori. L'abbiamo visto ieri sera in consiglio comunale. Non è un problema questo. Il dottore Palazzolo, se mi posso permettere per rinfrescarle, diciamo, quella che la richiesta al dottore Monti
va fatta su quei due temi che avevamo accennato l'altro, vorrei che le fossero sfuggite, diciamo, nel piano alienazione, mi pare. Va bene. In realtà non è il piano di alienazione che a noi ci interessa, ma nello specifico mercato ittico. Il mercato ittico. La prima risposta. La seconda era l'apertura. Non è a Monti il bicchiere del piano di alienazione. Noi abbiamo detto no. No, è a Bigangi e a Filippone. Però rimaniamo del progetto dell'autorità. È chiaro che al presidente Monti gli chiediamo qual è il quello del mercato ittico. Secondo era la problematica dell'accesso dal varco di via dell'Arsenale dei mezzi pesanti, con conseguente disperazione di residenti, ambulanti, passeggianti e tutti quelli che sono là. Quindi, diciamo, la formuliamo poi. Siamo a stelle utili, dottore Palazzolo, quindi oggi basta questa cosa. Oggi la facciamo partire. Chiediamo la disponibilità del presidente Monti. Tra l'altro, io vi dico questo, lo dico, ho parlato ieri con il presidente Zacco, che qua non riusciamo a trovare, ma in consiglio però c'era, e mi ha detto che è disponibilissimo. Perché noi lo chiamiamo? Perché noi siamo programmazione, vogliamo capire cosa stiamo programmando sul mercato ittico, cosa stiamo programmando per gli accessi del porto, che hanno poi ovviamente delle ricadute sulla città di Palermo. Questa è la comunicazione del capogruppo Gelarda, consigliere Scarpinato, anzi, capogruppo Scarpinato. Buongiorno. Arrivo qua. Allora, io intanto volevo capire se avevamo risposta rispetto all'invito del presidente della TAP. No, non abbiamo risposta. Non abbiamo risposta. Allora, presidente, solo per mera informazione, le dico che ormai le notizie che ovviamente questa commissione chiede in qualità di commissione consigliare, che ha nelle proprie corde la programmazione, le notizie e i lupi che si chiedono arrivano solamente dai giornali. Proprio ieri è uscito un articolo proprio sul RAP dove il presidente andava e andava facendo un quadro rispetto a che cosa? Rispetto alle attività di RAP, attività che più volte sono state chieste dal sottoscritto anche da altri componenti ai fini conoscitivi, nell'adempimento del nostro ruolo e del nostro servizio di consigliere comunale. E apprendo dalla stampa che la lotta agli ingombranti piuttosto che all'abbandono della spazzatura sarà combattuta con vigilante e 7 telecamere. Si parla anche di personale, di assunzioni, si parla di differenziata, si parla di spazzamento, ci sono una serie di interrogativi che spesso e volentieri sono stati sollevati da questa commissione e che attendevano una risposta. C'è anche qualcosa rispetto alle vasche di Bellolampo, quindi al contenimento dei rifiuti. Sappiamo bene che gli extracosti che la RAP ha dovuto affrontare lo scorso anno sono stati dovuti proprio al contenimento in discarica, che non si è potuto fare. Sappiamo bene quello che la RAP ha affrontato e quella che è stata la situazione contingente. Io volevo capire bene, non da un articolo di giornale, ma dalla viva voce del presidente della RAP, che è dal neo presidente della RAP, che non abbiamo avuto il piacere di avere qui in commissione, malgrado invitato più volte, si era insediato subito dopo Miliziano, doveva venire, ma per un paio di volte non è venuto. La terza volta ci ha detto che sarebbe venuto il 16 dello scorso mese, ma così non è stato. Noi abbiamo bisogno di capire tecnicamente lo stato di salute dell'azienda. Si parla di piano industriale, ma a me risulta nell'articolo di stampa, questo l'ho letto male io, che il piano industriale ancora non è stato approvato, ma che è stato stralciato dal Consiglio Comunale durante la delibera che portava il contratto di servizio della RAP. Piano industriale che noi sappiamo bene diventa fondamentale strumento essenziale e necessario alla vita di un'azienda. So bene che il piano industriale dovrebbe essere approvato dal Consiglio Comunale, quindi volevo capire di quale piano industriale si parlava,
e volevo capire quelli che erano stati i passaggi propedeutici alla realizzazione dello stesso. Poi magari l'ho letto male io, e quindi le chiedo, Presidente, di inviare un'ulteriore nota al Presidente della RAP, mettendo per conoscenza l'assessore Marino, che incontreremo lunedì, vero? Sì. Quindi lunedì sarà cura mia chiedere anche all'assessore, però per iscritto mettiamo pure all'assessore Marino, precisando che più volte il presidente della RAP ha disertato la convocazione in commissione della RAP. Penso proprio di sì. Quindi questa... mi trovo assolutamente d'accordo, avanziamo subito e reiteriamo l'invito. Puntualizzando che questa volta, visto il consigliato che è qua, ho chiesto l'invito al presidente della RAP per venirci a riferire quelle che sono le attività che sta ponendo in essere, che abbiamo appreso dai giornali, che sta per vigilantes, per la lotta agli ingombranti, quindi ci deve essere nuove assunzioni l'altro ieri del blocco di 94 della progressione della legge terra. Senti, quindi perfettamente. No, io voglio fare chiarezza. Lei come sì, io chiedo al segretario quante volte abbiamo invitato tre volte. Tre volte. No, non facciamo dire la segreta. Visto che sono già 3-4 volte che invitiamo la RAP e il presidente non si presenta, io oltre che l'invito al presidente, diciamo, facciamo anche l'invito all'assessore competente per le partecipate, puntualizzando e specificando che l'abbiamo invitato 4 volte. Assessore Marino, giusto? Sì, sempre Marino. Sì, Marino, detto questo, io direi allora di procedere con la lettura della prima delibera. Sì. La prima. Qual è? Allora, la prima delibera in ordine cronologico che è arrivato, quindi io, è modifica ed integrazione al regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali, approvato con... Va bene, allora andiamo per ordine cronologico, facciamo la prima delibera. Con delibera di Consiglio Comunale 857 del 7-12-2017 è già modificato con delibera di Consiglio Comunale 147 del 29-9-2020, azione correttiva propedeutica al piano di riequilibrio dell'ente. Allora, dirigente responsabile del settore tributi, dottoressa Mandalai, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone al Consiglio Comunale la proposta di deliberazione nel testo che segue. L'oggetto non lo ripeto. Il responsabile del settore dei tributi, premesso che lo strumento regolamentare sopra indicato, approvato dal competente organo consigliare con delibera di Consiglio Comunale numero 857 del 7-12-2017, modificato con delibera di Consiglio Comunale numero 147 del 29-9-2020, sono stati normati i criteri di ammissione al beneficio della rateizzazione, oltre ai termini e alle modalità di presentazione delle domande da parte degli utenti contribuenti, ed infine provvedimenti di concessione o diniego, oltre alle relative disposizioni finali e transitorie. Considerato che l'articolo 13,15 del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201, così come modificato dall'articolo 15 bis del decreto legge 34 del 2019, stabilisce che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere di regolamentare e tariffe relative alle entrate tributarie del comune sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sessione del portale del federalismo fiscale per la valutazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 numero 360. L'articolo 13,15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011 numero 201, introdotto dall'articolo 15 bis del decreto legge 34 2019, prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020 le delibere e regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'adozione comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, IRPEF, dall'imposta municipale propria, IMU, e dal tributo per i servizi indivisibili, TASI,
acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce. A tal fine il Comune è tenuto ad effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre allo stesso anno i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'adozione dall'addizionale comunale IRPEF, dall'IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal Comune del primo dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi, la cui scadenza è fissata dal Comune in data successiva al primo dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente. L'articolo 27,8 della legge 448 del 2001 prevede che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali stabilito entro la data fissata delle norme statali, da norma statale per la deliberazione del bilancio di previsione, ad oggi previsto ai sensi del TUEL al 31/12/2021. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio all'anno di riferimento. Ritenuto che, a seguito della nota firma del Regione Generale protocollo 988.722 del 24 settembre 2021, contenente la relazione illustrativa secondo le linee guida approvate dalla Corte dei Conti e al piano successivo di risanamento dell'ente, approvato con delibera del Consiglio Comunale 343 del 16/9/2021, derivante dalla deficitarietà finanziaria del Comune di Palermo. Tra le azioni correttive individuate nel predetto settore è comunicata al signor segretario generale e direttore generale con nota protocollo numero 137-1900 del 22/10/2021 e successiva email datata 25 ottobre, unitamente al prospetto del piano di riequilibrio comunale, è stata focalizzata come azione preposta a realizzare maggiore entrate, l'ulteriore modifica del regolamento di cui sopra, con l'introduzione all'articolo 2 di un ulteriore comma 4 che subordina la concessione delle realizzazioni all'obbligo di stipula di una polizza fideiussoria bancaria e assicurativa per la garanzia dei piani di realizzazione di importo pari o superiore a euro 5.000 di tutti i tributi locali, nella considerazione che tale azione consentirebbe altresì una riduzione dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo pari al totale dei crediti rateizzati e garantiti da polizia fiduciaria. Visto il decreto legislativo 446 del 97 e successive modificazioni e integrazioni, vista la legge 212 del 2000, il decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, e le successive modificazioni e integrazioni, visto lo statuto comunale, il regolamento di contabilità, visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15/12/97/466, successive modificazioni e integrazioni, ritenuta proprio la competenza, propone per i motivi sopra esposti in narrativa che si intendono riportati di modificare l'articolo 2 del regolamento per la rateizzazione degli avvisi di accertamento dei tributi comunali, approvato con delibera di Consiglio Comunale numero 857 del 7/12/2017, modificato con delibera di Consiglio Comunale 147 del 29/9/2020, mediante la previsione di un ulteriore comma 4 che subordini la concessione della rateizzazione all'obbligo di stipula di una polizza fiduciaria bancaria assicurativa per la garanzia dei piani di rateizzazione dell'importo pari o superiore ad euro 5.000 di tutti i tributi locali, nella considerazione che tale azione consentirebbe altresì di una riduzione dell'accantonamento del fondo crediti di dubbia esigibilità per un importo pari al totale dei crediti rateizzati e garantiti dalla polizza fiduciaria, di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecuzione ai sensi dell'articolo 134,4 del decreto legislativo
1267 del 2000. Abbiamo finito. Perfetto. E allora, letta questa delibera, io direi di interrompere con le altre e invece passare alla lettura dei verbali, quelli allora, arretrati. Ok. E passiamo alla lettura del verbale numero 1008 del 18 novembre 2021. Ok. Il presidente Zacco alle ore 10:12 apre la seduta in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Canto e Scarpinato. Argomento da trattare, programmazione, carenza personale, problematica, aumento ore del personale part-time, comunicazione, programmazione, incontri vari ed eventuali. La commissione per affrontare il problema, posto appunto a 1, ha invitato i rappresentanti delle sigle sindacali. Sono presenti per la CGIL, Luciano Ficillo, Luigi D'Antona, CISL, Mario Basile, Maria Amiri e Roberto Benigno, del CSA, Nicola Scaglione, UIL, Leoneo Martinez, Antonella Fogazza e Lamantia Rosalia. Il presidente Zacco del benvenuto, presenta i componenti della commissione e chiede agli ospiti di presentarsi e dà la parola a Mario Basile. Signor Mario Basile, CISL precisa di aver messo in campo un'azione sindacale che può essere riassunta sul fatto che l'amministrazione comunale ha mancanza di personale, pertanto tutto si ripercuote sui servizi resi ai cittadini, pertanto il personale deve essere adeguato all'erogazione dei servizi, ciò coinvolge tutti gli uffici e non si capisce come mai, visto che i pensionamenti sono iniziati da tempo, l'amministrazione non ha portato avanti la possibilità di aumento delle ore del personale part-time, così come chiesto alle sigle sindacali. Presidente Zacco chiede il numero del personale part-time. Il signor Scaglione del CSA risponde che sono circa 3.500. Il signor Basile, CISL, continua a relazionare lamentando che l'amministrazione non ha portato avanti le richieste sindacali per l'aumento delle ore del personale part-time. Chiede di investire sul personale se si vogliono migliorare i servizi verso i cittadini. Ciò è condiviso anche dalla politica nazionale. Ritiene che il sindaco abbia trascurato tale situazione portando il comune a questo punto, affronta altresì il problema delle risorse economiche e delle economie fatte dall'amministrazione sul personale andato in quiescenza, che non sono stati investiti sul personale. Per il 2021 ci sono circa 15 milioni di euro di economie che potrebbero essere impiegate per l'aumento delle ore. Interviene il rappresentante del CSA, Nicola Scaglione, ringrazia la Commissione per la sensibilità mostrata all'argomento e per la celerità dell'invito, sottolinea che il Comune è in predissesto da qualche anno e precisa che i dipendenti sono meno di 5.000, di cui 3.550 part-time. Chiede alla Commissione un intervento particolare per coinvolgere tutti al fine di aumentare le ore al personale part-time. Sostiene che l'equilibrio si può ottenere potenziando il personale e quindi aumentando le ore del personale part-time al massimo possibile. Chiede alla Commissione di fare attenzione al piano di riequilibrio. Chiede che venga impegnato tutto il Consiglio a tal fine. Signor Martinez, la UIL sottolinea i due colleghi che sono rimasti fino a 71 anni in servizio perché non potevano andare in pensione. Il sistema funzionale fa sì che non si riesce ad erogare servizi essenziali ai cittadini per la carenza di personale, pertanto occorre intervenire in maniera prioritaria affinché si aumentino le ore del personale part-time, ma bisogna anche ringiovanire l'età del personale. Pertanto chiedono nell'interesse della città di Palermo l'aumento delle ore del personale part-time in modo da erogare servizi migliori ai cittadini. Il signor ufficiale della CGIL precisa che in questi anni ha evidenziato le problematiche dell'amministrazione e dei servizi che il personale può erogare, poiché numericamente è ridimensionato, si lavora in maniera parziale, vista le poche ore disponibili e non possono offrire un servizio efficace ed efficiente. Pertanto chiedono alla Commissione di interessarsi alla problematica della perché la carenza del personale interferisce con i servizi resi, ma anche con le entrate del comune. L'amministrazione non ha dato seguito alle richieste fatte alle sigle sindacali. Il signor Martinez precisa che vi sono incarichi esterni pagati che potrebbero essere rivolte ed erogate da personale interno all'amministrazione con un risparmio notevole ed una valorizzazione del personale esistente. Il signor Ficile precisa che anche il personale dell'avvocatura è ridotto a causa dei funzionamenti per cui è stato fatto un bando. Il presidente Zacco precisa che le richieste sono chiare, sottolinea che hanno audito il revisore dei conti e si è affrontato il problema personale nel caso di Sesto. Il consigliere Scarpinato ringrazia i presenti e precisa che è giusto ascoltare tutti.
la commissione ha tra le proprie corde la programmazione, ma questa amministrazione non ha mai ascoltato le richieste che vengono dal territorio. Sottolinea che ha fatto uno studio sul personale della Polizia Municipale, che dovrebbe avere una pianta organica di circa 2.300 unità, ma sono ridotte all'osso come gli altri settori. La commissione ha udito più volte il vice sindaco Giambrone e ha sempre pugnalato l'amministrazione per l'aumento delle ore anche per nuove assunzioni. Fa riferimento alla stabilizzazione per la quale il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio consolidato, perché all'interno era prevista la stabilizzazione del personale. Il Consiglio Comunale ha fatto un atto d'amore nei confronti dei lavoratori e le loro famiglie. La commissione ha ascoltato ogni 3 mesi il vice sindaco anche per il personale che non era ancora stabilizzato. Precisa che la commissione chiederà con forza di udire gli uffici, l'assessore, ma anche il direttore generale. Fa riferimento ad altre città che sono andate in dissesto, in cui sono stati i lavoratori a pagarne le conseguenze dell'argomento. È stata interessata anche la politica, sia a livello nazionale ma anche regionale, al fine di sbloccare la situazione personale. Il consigliere Gelardo sottolinea che sembra incombere il dissesto finanziario, fa riferimento al piano di riequilibrio, ma l'amministrazione ancora non ha le idee chiare. Non ha le idee chiare perché il piano deve essere vagliato alla Corte dei Conti. Precisa che è stato audito il collegio di revisione ed è stato affrontato con loro il problema. Spera che il comune non vada in dissesto, perché sarebbe una tragedia per la città. Sottolinea che tutto ciò deve essere fatto entro la fine di dicembre. Precisa che hanno chiesto che il piano venga consegnato in tempo per poterlo studiare e poi portarlo a votazione. Pertanto sottolinea che hanno il loro appoggio per l'aumento delle ore per il personale part-time. Presidente Zacco precisa che le preoccupazioni dei sindacati sono quelle della commissione. Infatti ha udito più volte l'assessore al personale per questo argomento. Chiede al segretario di organizzare un incontro urgente con il direttore generale e ragioniere generale. Il signor Basile Cisle precisa che è necessaria una cabina di regia che segua la situazione. Precisa che il compito del sindacato è quello di pugnalare la politica in caso di errori. Inoltre chiede alla commissione, a cui attribuisce una maggiore sensibilità, di seguire i lavori. Il presidente Zacco precisa che la commissione non ha mai preso in giro nessuno, pertanto prima ascolteranno gli uffici per poi dare le risposte corrette. Sottolinea che l'obiettivo è comune, sia nell'interesse dei lavoratori e per le loro famiglie, ma anche per la città. La signora Miri Cisle fa riferimento all'utilizzo di soggetti esterni pagati mentre si possono utilizzare le professionalità presenti all'interno dell'amministrazione comunale. Il presidente Zacco, considerato che ha convocato il Consiglio Comunale, precisa che il verbale della seduta odierna sarà letto e approvato nella prima seduta pubblica. Alle ore 11:10 la seduta è chiusa. Perfetto, allora procediamo con la votazione per appello nominale. Questo era quindi quello del... Questo è il verbale della seduta del... Un attimo che lo prendo di nuovo. 18, del 18 novembre 2011. E i presenti erano? I presenti erano... Zacco, Canto, Gelarda e Scarpinato. Procediamo. Allora, quindi per l'approvazione verbale del 18:11. Leggiamo intanto pure l'altro e poi li votiamo tutti insieme. Sì. Ah, va bene. Leggiamo l'altro e poi li votiamo tutti insieme. Non è venuto. Signore Rosa. Sì, buongiorno. No, il presidente oggi non è venuto. Non viene? Non credo. Grazie, buona giornata. Leggiamo pure l'altro, grazie, procediamo. Sì. Ce l'hai, Enza? Sì. Lo puoi leggere tu? Sì. No, leggo io, perché poi hai problemi con la voce.
Assolutamente. Allora, verbale numero 1001 del 19/11/2021. Il presidente Zacco, alle ore 10, apre la seduta esterna presso gli uffici del SUAP in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Canto, Gialarda, Scarpinato. Argomento da trattare: spostamento mercatino rionale via Le Francia, comunicazioni, programmazione, incontri, varie ed eventuali. La commissione per affrontare l'argomento posto al punto 1 ha deciso di audire l'assessore alle attività produttive, Cettina Como. Partecipa alla seduta Martorano. Il presidente... Cosa? Martorano. Vabbè, Cettina Martorana. Il vabbè. Partecipa alla seduta il presidente della sesta circoscrizione, Michele Maraventano, e la dottoressa Lo Giudice del SUAP. Presidente Zacco saluta e ringrazia l'assessore Martorana e i presenti. Precisa che la commissione è stata sollecitata alla sesta circoscrizione e dal consigliere Canto per lo spostamento del mercatino in oggetto, vista l'apertura dello svincolo di via Ugo Amalfa. Precisa che la competenza per lo spostamento è del consiglio comunale, chiede all'assessore se è stato coinvolto dalla circoscrizione. L'assessore Martorana risponde e mostra l'ordinanza che prevede lo spostamento. Il presidente Zacco precisa che non vi è un'ordinanza di spostamento perché la competenza è del consiglio comunale. Il presidente Maraventano sottolinea che l'ordinanza a cui fa riferimento è di qualche anno fa, in cui il mercatino è stato spostato provvisoriamente in via Le Francia e via dei Nebrodi. Fa un breve accenno circa la storia di via Le Francia e del piazzale Ambrosini, luogo in cui dovrebbe ritornare il mercatino principalmente per un problema di sicurezza stradale, ma anche per salvaguardare la sicurezza dei residenti e la sicurezza igienico-ambientale. Ribadisce che il mercatino in piazzale Ambrosini. L'assessore Martorana riferisce sui dati numerici dei concessionari degli stand assegnati e riferisce che gli uffici hanno fatto un sopralluogo nel piazzale Ambrosini e che verrà istituito un tavolo tecnico per verificare se gli stand possono entrare tutti nel piazzale. Fa riferimento alla situazione del piazzale ed al distributore di metano che ancora è chiuso, pertanto si dovrebbe riorganizzare il tutto. Il presidente Zacco crede che sia utile confrontarsi con la protezione civile perché bisogna verificare se è possibile mettere un mercatino vicino ad un distributore di gas della MG. Si fa un confronto con la distribuzione degli stand del passato con gli spazi rimasti liberi. Ritiene che le stende potrebbero essere contenute nello spazio rimanente. Il presidente Maraventano ribadisce che il mercatino deve essere trasferito in piazza Lambrosini, ma non hanno fatto nessuna comunicazione al suo. L'assessore Martorana precisa che si è confrontata con il presidente Giovanni Felice e che concorda con lo spostamento, perché il mercatino garantirebbe la sicurezza di tutti. Il consigliere Canto concorda con quanto detto dal presidente Maraventano perché i residenti sono diventati ostaggio al mercatino, pertanto sostiene che il trasferimento del mercatino è necessario per la sicurezza stradale dei residenti. Pertanto auspica che si lavori in sinergia per raggiungere tale risultato. Pertanto vuole capire in che direzione vuole andare l'amministrazione attiva. L'assessore Marturana precisa che la lamentela dei residenti è ovunque ci sia un mercatino. E fino a quando non ci sono gli spazi delimitati, i residenti dovranno avere pazienza. È d'accordo comunque che lo spostamento del mercatino in piazzale Ambrosini, con lo spostamento del mercatino in piazzale Ambrosini, precisa che bisognerebbe dare un minimo di assistenza ai commercianti per favorire il loro lavoro. Il presidente Maraventano ha riferito che l'associazione di categoria dei commercianti e la persona di Giovanni Felice ha precisato che lavorano male dentro il piazzale, però ascoltando i residenti questi sono contenti del trasferimento. Il presidente Zacco propone di effettuare un sopralluogo nella giornata di martedì per verificare la situazione del mercatino in fase di attività. Il presidente Maraventano racconta degli episodi gravi accaduti durante lo svolgimento del mercatino. Il consigliere Scarpinato condivide il percorso dal presidente Zacco, precisa che come commissione è stata vicina ai commercianti e che la commissione stessa si è sempre battuta per il rispetto delle regole e la sicurezza dei cittadini. La commissione si è sempre battuta per i commercianti, ma sentire di questi episodi negativi non fanno bene alla città e ai cittadini. Ritiene che la politica deve intervenire prendendo delle decisioni che tuteli sia l'attività commerciale ma anche la sicurezza dei cittadini.
Il consigliere Gianarda concorda con quanto detto dal consigliere Scarpinato. Il consigliere Canto chiede di dare seguito al cronoprogramma perché a breve verrà aperto lo svincolo di via Ugo La Malva. Il presidente Maraventano specifica che la via Monte San Calogero ha necessità di una pulizia e di cespugliamento perché in alcuni casi è diventata pericolosa, pertanto si deve intervenire urgentemente. Il presidente Anello chiede in termini di il vicepresidente Anello chiede in termini di programmazione se l'assessorato ha programmato un intervento su tutti i mercatini rionali. L'assessore Mattolana precisa che tali problemi sono vissuti da tutti i mercatini dal punto di vista della sicurezza e dell'igiene. Il vicepresidente Anello ricorda che l'assessore Di Macca aveva proposto una riorganizzazione di tutti i mercatini rionali, ma fino ad oggi non si è pianificato nulla. Il consigliere Gialarda chiede perché il regolamento relativo ai mercatini non sia stato portato avanti. Il presidente Zacco sottolinea che è stato chiesto lo straccio dei mercati storici perché il regolamento dei mercatini è da modificare. Si apre un dibattito. Il consigliere Gialarda chiede all'assessore Mattolana di intervenire sul regolamento. Il presidente Zacco sottolinea che l'assessore Mattolana si è insediato da poco tempo e che ha fatto tanto per l'assessorato. Ritiene che ci vuole tempo per trattare il regolamento sui mercati, ma bisogna affrontarlo in maniera decisiva e definitiva. La Confimpresa ha presentato un progetto relativo al mercato giornaliero nei parcheggi, coinvolgendo anche delle aree private di cui bisogna tenere conto. L'assessore Mattolana precisa che chiederanno alla Protezione Civile se possono utilizzare l'area di Piazza Lambrosini, vista la presenza del rifornimento di carburante. Il presidente Zacco precisa che dopo la risposta della Protezione Civile e la relazione tecnica ci si riaggiornerà per procedere con le audizioni delle associazioni di categorie. Sottolinea che un eventuale spostamento potrebbe contribuire all'azzeramento degli abusivi. Il consigliere Gialarda sottolinea che a Piazza Giulio Cesare ci sono dei commercianti posizionati a ridosso del parcheggio dell'anagrafe da tantissimi anni e precisa che non si può tollerare la presenza di questi commercianti, chiede se c'è la possibilità di trasferirli in altro luogo. L'assessore Mattonara risponde che dovrebbero essere spostati perché la zona è interessata al transito del tram, pertanto sono stati già convocati e precisa che stanno scegliendo una zona dove trasferire. Non ho capito il segnale che... No, era un gesto così involontario. Dove trasferirsi? Tale trasferimento doveva avvenire entro il 31 ottobre corrente anno. Il consigliere Gialarda chiede se c'è un progetto di riqualificazione della zona. Il presidente Zacco sottolinea che la domanda va posta all'assessore Prestigiacomo. Il vicepresidente Anello affronta il problema del trasferimento delle edicole dovuto al passaggio del tram. Si apre un dibattito. Il presidente Zacco sottolinea che nelle tratte in cui le linee non sono cantierabili si possono rinnovare le autorizzazioni. Si apre un dibattito. La dottoressa Lo Giudice risponde che è solamente un'interpretazione amministrativa. Il vicepresidente Anello concorda con il presidente Zacco. Il vicepresidente Anello precisa che si potrebbero fare delle concessioni vincolate. Il consigliere Scarpinato consiglia di chiedere un parere all'avvocatura. Il presidente Zacco chiede la scadenza del suolo pubblico. La dottoressa giudice precisa che sono prorogata di 90 giorni dopo la scadenza dello stato d'emergenza. Il vicepresidente Anello sottolinea le criticità dei deors e ritiene che occorre affrontare urgentemente il problema. Si apre un dibattito. Non essendoci altri interventi, il presidente Zacco ringrazia e saluta l'assessore Mattolani e tutti i presenti e precisa che il verbale della seduta odierna sarà letto e approvato nella prima seduta utile. Alle ore 11:11 la seduta è chiusa. Benissimo, allora procediamo su questo verbale. I presenti chi erano? Su questo verbale i presenti erano tutti. Tutti, benissimo. Sì. Anello, benissimo. Allora procediamo con la lettura del verbale precedente. La votazione del verbale, quindi approvazione del verbale numero 1008 del 18/11/2021. Dove i presenti erano tutti tranne Anello. Sì, tutti benissimo. Tranne Anello. Benissimo, allora procediamo con l'approvazione. Ok, allora Anello astenuto, Canto è assente, Gialarda favorevole, Scarpinato favorevole, Zacco è assente, è approvato a maggioranza.
quindi il verbale numero 1008 del 18 novembre 2021 è approvato a maggioranza con l'astensione del vicepresidente. Benissimo, procediamo alla votazione dell'altro verbale. L'altro verbale è il verbale 1001 del 9 novembre 2021. I presenti tutti. Quindi Anello. Anello favorevole. Tanto assente. Gelarda. Favorevole. Scarpinato. Favorevole. Tacco assente. Approvato all'unanimità dei presenti. Benissimo, allora procediamo con la lettura del verbale di oggi. Sì. E chiudiamo così ci abbiamo a chiudere. Perfetto. Allora, verbale numero 1014 del 26 novembre 2021. Il consigliere Canciano Pervote alle ore 10:15 apre la seduta in seconda convocazione con la presenza dei consiglieri Gialarda. La seduta è videoregistrata, pubblicata nel sito del Comune di Palermo ed è parte integrante del presente verbale. Argomenti da trattare. Argomenti da trattare. Vi leggo, salto la prima parte che sono i regolamenti, le nuove proposte di delibere che sono state inviate da poco, comunicazioni, programmazione incontri, varie eventuali, lettura e approvazione del verbale 1001 del 9 novembre 2021, lettura e approvazione del verbale 1008 del 18 novembre 2021, lettura e approvazione del verbale della seduta odierna. Il presidente Scarpinato chiede se ci sono comunicazioni da parte della segreteria. Il segretario riferisce che sono arrivate 4 delibere con una richiesta di parere urgente, ed inoltre che sono da leggere e da approvare due verbali delle sedute precedenti. Il segretario procede con la lettura degli oggetti e delle delibere. Assumono la presidente e il vicepresidente Anello. Il consigliere Scarpinato riepiloga quanto detto finora. Il presidente Anello chiede al segretario di continuare la lettura degli oggetti e delle delibere. Il presidente Anello ritiene giusto iniziare la trattazione delle delibere quando tutti i consiglieri saranno presenti e chiede al segretario gli incontri lunedì prossimo. Crede, visto l'incontro di lunedì con l'assessore Marino, l'assessore al bilancio, ritiene che si potrebbero invitare gli uffici per la trattazione delle delibere. Il consigliere Scarpinato chiede di iniziare la lettura delle delibere per poi ascoltare gli uffici e determinarsi per il parere. Il presidente Anello continua a ribadire che le delibere vanno affrontate con l'assessore e gli uffici di competenza. Si apre un dibattito sulle delibere in oggetto. Il presidente Anello ritiene che sia opportuno che la commissione sia presente all'unanimità, propone di fare le comunicazioni e approvare i verbali delle sedute precedenti. Il consigliere Gelarda chiede al segretario di procedere all'invito del dottor Monti. Il segretario risponde che sono stati invitati, così come d'accordo gli uffici, e dopo procedere con il dottor Monte, ma gli uffici non si sono presentati. Ritiene di reiterare l'invito al capo area di Ganci per conoscere per conoscenza inserire il segretario generale e dopodiché calendarizzare l'invito per martedì o mercoledì per gli uffici e contestualmente vedere la disponibilità del presidente Monti per l'incontro. Il consigliere Gelarda precisa la richiesta di invito al dottor Monti va fatta relativamente ai temi del mercato ittico e della problematica dell'accesso al varco di via dell'arsenale dei mezzi pesanti. Precisa che ha parlato con il presidente Zacco, che ha concordato con la proposta da lui fatta. Il consigliere Scarpinato chiede se ci sono notizie circa l'invito fatto al presidente della RAP. Il segretario risponde. Il consigliere Scarpinato precisa che le notizie finora richieste arrivano solo dai giornali. Proprio ieri dai giornali ha attinto che il presidente ha fatto un quadro rispetto alle attività del RAP, che la lotta agli ingombranti sarà combattuta con i vigilanti e 7 telecamere. Ha parlato di assunzione, di spazzamento, eccetera. Molto spesso questi temi sono stati chiesti dalla commissione anche sul conferimento dei rifiuti a Bellolampo, ma senza ricevere nessuna risposta. Ritiene che queste informazioni devono aversi direttamente al presidente della RAP, che più volte è stato invitato ma non si è presentato. Occorre conoscere lo stato dell'azienda, il piano industriale, che è lo strumento essenziale per la vita dell'azienda. Chiede di inviare un ulteriore invito al presidente della RAP, invitando anche l'assessore Marino. Il presidente
Anello concorde, chiedere quante volte è stato invitato il presidente della RAP che non si è presentato. Quindi chiede di puntualizzare all'assessore Marino tale situazione, chiede di procedere con la lettura della delibera posta al punto 4 degli argomenti da trattare. Il segretario procede con la lettura. Il presidente Anello chiede al segretario di leggere per bella seduta 1008 del 18 novembre 2021. Si procede con la lettura per l'approvazione e l'approvazione per appello non è. Il verbale viene approvato a maggioranza con l'astensione del presidente Anello. Il presidente Anello chiede al segretario di leggere il verbale della seduta 1001 del 9 novembre 2021. Si procede con la lettura per l'approvazione per l'appello nominale. Il verbale viene approvato all'unanimità dei presenti. Il presidente Anello chiede di leggere il verbale alla seduta odierna. Si procede con la lettura con la votazione. Okay. Quindi votazione per l'approvazione del verbale alla seduta odierna. Anello favorevole. Tanto assente. Gerarda assente. Scarpinato favorevole. Sacco assente. Approvato all'unanimità dei presenti. Benissimo. Allora sono le 11:11 e 12. La seduta è chiusa. Ok, stacco la registrazione a lunedì.